Qui sono presenti delle opere per le quali ho fatto una recensione relative a La Strada. Georg, Dimitri, Luci nella nebbia non l'ho visto, ma è un quadro che mi piaceva molto, eccetera, eccetera. Anielido non è che si esprime soltanto a livello bidimensionale, ma anche a livello tridimensionale, perché è anche uno scultore bravissimo, tant'è vero che una sua scultura, Filius, è stata acquisita niente meno che dal Museo del Tesoro del Duomo di Vigevano. Cioè, le sue opere, signori, non sono localistiche, ormai sono nazionali e internazionali, perché la sua bravura viene riconosciuta adesso anche a livello internazionale, da parte di critici giapponesi, americani. Quindi noi ci inchiniamo di fronte a questi critici, ma anche di fronte alla tua passione che riesce ad ottenere questi riconoscimenti. Luce, forza, sentimenti, questo io vedo anche nelle tue tele, quel blu che ha una profondità e una suggestione incredibile. A volte mi sembra di leggere nelle tue opere, e qui arriviamo un po' a qualche tecnicismo, ma sarò breve, non voglio annoiarvi, Theodore Géricault, ma il tuo è un neoromanticismo potente ma metropolitano, perché appunto tu racconti quelli che sono gli angoli delle città, di queste metropoli dove tutto è consumismo, tutto è globalizzato e dove tutto è diciamo effimero. Quindi inquadrare la tua arte è veramente complicato, perché io leggo nelle tue opere contaminazioni, ma in senso positivo, a volte cubiste.